per Storie di Motoestate, per la prima amagione del trofeo MPX Host Motoestate incontriamo un big, Luca Scassa. 20 anni che non ti vediamo nel paddock Motoestate, come mai qua? Eh sì, 20 anni da Varano 2002, sono qua perché ho da quasi 10 anni il team col quale diciamo ho iniziato con mio babbo, e è andato avanti mio babbo e adesso da 10 anni lo gestisco io, e abbiamo quest'anno 5 piloti disabili, due fanno il campionato internazionale e tre fanno il campionato italiano, quindi siamo venuti a fare assistenza qui a Maggiore. Un pilota come Luca Scassa ha sicuramente tanto da insegnare anche a livello tecnico. Meno male, diciamo, faccio sì, team manager, capo tecnico più che altro, perché poi comunque abbiamo i ragazzi che lavorano sulle moto, abbiamo l'acquisizione dati di tutti i piloti, quindi diciamo che sto tra il pilota e il telemetrista, c'è un ragazzo apposta per telemetria, e più gestire tutto il resto, però sì, lato tecnico diciamo che ormai lavoriamo tanto su assetti, più che altro a livello di guida per aperture di gas, quando frenano, come scalano, traiettorie, facciamo un po' tutto da riprese on board a acquisizione dati, quindi ho un lavoro completo. Luca Scassa ha deciso di dedicarsi a questa attività un po' particolare, cosa ti dà essere dall'altra parte della barricata con questi ragazzi che sicuramente hanno tanta tanta passione? Seguire i ragazzi disabili è un onore e un privilegio, perché tanti di loro, è una cosa strana, sono anche arrivare ultimo, loro scendono contenti, se non fanno il miglior tempo possibile sono contenti, perché per loro essere qui si godono il momento in un modo diverso da chiunque altro, perché hanno avuto traumi importanti, non solo fisici, e per loro ogni giorno in pista è quello che dovrebbe essere per chiunque. Parlando di paddock, hai forse trovato il paddock ideale, perché il motoestate è griglie e tanta voglia di stare insieme. Sì, griglie quelle la sera intendi, non quella là. Sì, no, siamo cresciuti, sono cresciuto nel paddock come tutti, quindi i primi campionati, sai, i vecchi trofei Ghiselli, il trofeo Premier, motoestate, c'era la mototemporata a prova unica una volta a Misano. E il paddock è rimasto quello, ero sincero, un po' come quello che c'è comunque a altri livelli, però nel mondiale endurance diciamo si rispecchia rispetto al mondiale superbike e MotoGP questo tipo di coinvolgimento nel paddock, quindi è molto molto bello. Ecco, hai anticipato la mia domanda, perché tanti anni, tanti risultati importanti a livello di supersport, di superbike, un titolo italiano, e poi questa scelta di passare all'endurance, sei stato tra i pionieri, tra gli italiani. Ma in realtà Canepa era già lì, aveva già vinto il mondiale quando sono arrivato io. Sì, prima c'erano magari altri piloti che non avevano avuto risultati importanti come magari Menicolò, poi dopo sono subentrati altri, ora adesso c'è Rolfo da tanti anni, c'è Corti, c'è Saltarelli, Calia, Gavarino, c'è stato Mazzina, insomma diciamo che adesso il paddock si sta popolando di team e piloti italiani, e quindi sì, diciamo io ho iniziato 5 anni fa col team No Limits di Reggio Emilia e abbiamo fatto dei passi in avanti, adesso siamo in lotta per il mondiale Superstock e vediamo. Ecco, in lotta per il mondiale Superstock quest'anno, che noi facciamo il tifo per te, ti auguriamo che tu vinca, ma non sei più un primo pedo. Quali sono i tuoi programmi da pilota nel breve periodo? Nel breve periodo c'ho il Boldoro a settembre, 24 ore. Il prossimo anno, guarda, adesso passeranno le vacanze estive, prenderò un break, come ha fatto Valentino l'anno scorso, per decidere cosa fare. Vediamo, intanto mi rilasso un po' quest'estate e decideremo, vedremo un po' quello che si presenta di opportunità. Chiudiamo con un'ultima domanda. Luca Scassa si vede a tempo pieno dall'altra parte della barricata, dietro il muretto dei box? Sì, ma non a livelli, con il mio team non a livelli alti. Abbiamo fatto esperienze in Superstock mondiale, campionato italiano, Supersport con il nostro team. Però io e mio padre abbiamo un approccio diverso, ci piace avere a che fare con chi inizia,
con chi ha le prime armi, con loro, con i ragazzi disabili, perché crediamo di avere, di essere più portati per quello. Noi ci piace stare nel paddock, ci piace poter condividere l'esperienza che mio babbo ha da 30 e passa anni, io sono 23 anni che corro e sono un ragazzo, ora è la prima volta, che il primo anno che corre con 300, e stiamo guardando di vedere un po' come sta la moto, che era completamente fuori dagli standard. Adesso piano piano andiamo a ricostruire un po' il setup che gli serve, per esempio, queste cose ci piacciono. E allora non possiamo che augurarci di vederlo a tempo pieno nel paddock del Motoestate, perché la griglia gli piace, la voglia di fare c'è, la voglia di stare insieme c'è, e quindi hai tutte le caratteristiche per essere battezzato a tempo pieno nel MES. Perché no, vedremo.